qui. Il primo approfondimento di oggi è dedicato, come vi raccontavo, al mondo degli occhiali. Mido è l'esposizione internazionale che si tiene a Milano di questo settore e parla davvero tanto veneto. Vediamo il nostro servizio. Hey, mambo. Specchiati extra piatti con design pulito. Gli occhiali riflettono il carattere degli uomini che vogliono distinguersi anche nell'eyewear, presentato al Mido, la fiera di riferimento mondiale a Milano. Per l'uomo tutte le sfumature dell'oro. La montatura abbinata a lenti con rivestimento 18 carati. Il pittore, attore e modello Vincent Gallo testimonia dell'evoluzione della storica montatura in metallo preferita da Marcello Mastroianni al cinema. I materiali, fibra di carbonio, legno e noce o nylon. La forma non rotonda, non quadrata, pilot. Le lenti, mascherine specchiate a colori per lui e per lei. Per lei di forma rotonda, con pietre e Swarovski, seguono gli echi di una danza, il mambo. In questa piazza si concentra il meglio della creatività a livello mondiale. Mido, oltre 1200 espositori e oltre 3600 milioni di euro il fatturato delle aziende italiane. E poi dire occhiali nel mondo vuol dire Italia, anzi Veneto. Le aziende italiane leader sono aziende che chiaramente sono nate sostanzialmente nel bellunese e nel Veneto e che nel corso degli anni hanno testimoniato come si può trasformare un prodotto da medical device in prodotto iconico. Quindi una ricerca, uno sviluppo che ha dato ulteriore enfasi ma anche linfa a questo settore che ancora oggi, nonostante la crisi internazionale, cresce, visto che il 2016 ha visto crescere la produzione e anche l'export di oltre il 3,7%. Moda, occhiali, design, imprese e ricerca. A Torino una stilista e una piccola azienda insieme. Ecco quanto lavoro c'è dietro un nuovo paio di occhiali. La nascita di un occhiale è un processo che è quasi come una gestazione, dura 9 mesi perché si parte dalla creazione del materiale, l'assemblaggio della lente sul prodotto, la prova sul comfort, collaborazioni per centinaia di persone in ogni progetto. Occhiale entra a pieno titolo nel lifestyle e ci dice anche se siamo stressati. Sì, siamo riusciti a integrare un elettroencefalogramma in un occhiale che si può portare tutti i giorni, che riesce in questo modo a darci una misura del nostro grado di stress o del nostro grado di concentrazione e conseguentemente ci può insegnare ad aumentare la concentrazione o a rimediare allo stress. Fra le curiosità, la montatura di marmo, gli occhiali con le scarpe e gli occhiali parlanti capaci perfino di dichiarare a loro modo amore eterno.